Bonjour ragazzi, good morning! Sto andando in cucina per vedere che cosa mangiare a colazione. Non ho mai fame, ma devo dirvi che filmando il vlog ho una scusa in più per mangiare, così non lo so, mi fate compagnia, vi faccio vedere quello che mangio, non lo so, perché sennò di solito non mangio niente e poi arrivo tipo a pranzo che muoio di fame della serie. E allora, ieri cosa abbiamo preso? Abbiamo preso le fragole e poi, vabbè, a parte schifezze terribili tipo ciobar e coppe bianche, però ammiriamo questo frigo fino a quando è pieno, perché raramente è così. Comunque prenderò. Abbiamo preso anche le albicocche. Allora faremo, sapete che vi dico? Faremo un milkshake. Allora, una pesca, due albicocche, così, e poi un po' di latte, ma proprio poco poco, e dove lo yogurt? E yogurt. Voilà, voilà ragazzi, che buono il milkshake. Adesso ovviamente laverò la frutta e la farò a pezzettini con la buccia, non voglio mai buttare la buccia, poi è piena di vitamine. E sì, e la frulleremo, se riesco a parlare, la frulleremo e aggiungo sempre latte e yogurt a seconda di quanto lo voglio denso. Ok, ho spezzettato tutta la frutta. E nel frattempo sto ascoltando i messaggi vocali di The Melza, che noi ci mandiamo sempre messaggi vocali lunghissimi. E quindi sì, ho spezzettato la frutta, adesso aggiungiamo il latte ed un po' di yogurt. Che buono! Perché ma la nostra lavastoviglie puzza alquanto. Ogni tanto succede e non so mai come risolverla sta cosa. Se avete questo problema mi spiegate come lo avete risolto, come lo risolvete. O potrei farle fare un giro a vuoto, però è strano perché voglio dire, sciacquiamo sempre bene i piatti, non lasciamo mai pezzi di cibo, boh, nelle lavastoviglie. E boh, non lo so, ci metto sempre il sale, ci metto sempre il brillantante, non riesco a capire come mai puzzi in questo modo, ma proprio di, non lo so, di cane bagnato per vendere l'idea, mamma mia, che bellissimo video. Comunque sì, quelle rose sono decisamente appassite, devo buttarle via. Comunque, questa è la mia colazione, che può sembrare misera, ma ragazzi, in realtà è una bomba, perché come avete visto, qua dentro ci sono due albicocche, una pesca e poi ho messo un po' di latte, diciamo, tipo forse metà, e due cucchiaioni di yogurt. Che buono. E qui ci sono invece tre biscotti gran cereale. Non riesco veramente a mangiare di più la mattina, però secondo me questa è una super super colazione. Amo i miei milkshake super fruttati e quindi sì. Buon appetito! Outfit di oggi, molto molto semplice, una camicetta nera molto leggera, jeans chiari, presi su ASOS ovviamente, adesso ve lo dico a fare, e poi ho le ballerine, quella Chanel che ho da un secolo, davvero da un secolo. E la borsa è questa, che non metto spessissimo perché non è grandissima, però in realtà oggi mi piaceva un sacco. E questo è quanto. E non ho trucco, non sono truccata perché ovviamente quando faccio il lash lift non devo avere trucco su. Quindi questo è quanto. Sono molto contenta di fare il lash lift, è la terza volta che lo faccio, quindi questa volta si dovrebbero vedere i risultati al massimo. Quindi vediamo, sono curiosa. Tra l'altro il tempo oggi è una schifezza, davvero una schifezza. Si vede un po' di cielo azzurro, ma per il resto uno schifo. E vi do anche un aggiornamento sul piede, che non so se si vede, ma purtroppo ho ancora dei brutti lividi, mi fa ancora un po' male, però niente di che, dai, tutto sommato poteva andare molto peggio. Ci siamo, Daniela Studio. Eccoci, sto facendo il lash lift, qui c'è Daniela. Ciao, Ciao! Non ciao. vedo niente, quindi spero di riuscire ad inquadrare decentemente. Non so cosa sto inquadrando. Comunque, cosa stiamo facendo adesso? Stiamo piegando.
Sì, con il bigodino. Con il bigodino. Ok. Prima okay. fase. Prima fase, bene, bene. Ok, adesso stiamo mettendo la tinta, che è quello che fa, praticamente fa diventare le ciglia un po' più scure, perché le mie sono già super chiare, quindi mi piace un sacco avere questa tinta più nera, più scura. E poi però, se non sbaglio, correggimi tu Daniela se non sbaglio, le rende le ciglia sì. anche più spesse, giusto? Quindi fa un po' l'effetto mascara praticamente. Ma siccome quello che ci mettiamo su, non so se le vitamine sono nella tinta o in quello che abbiamo messo prima, nella terza fase. Ok, cioè nella terza fase. Io non faccio parlare tanto Daniela perché è un po' più timida, quindi le ho promesso che parlavo io, ecco, perché altrimenti farei parlare lei. Però poi andiamo a metterci anche vitamine eccetera, quindi questo, ma già ve l'avevo spiegato, però mi chiedete in tantissime informazioni sull'ash lift o laminazione ciglia, non so come si chiama, io l'ho sempre chiamato l'ash lift. Però appunto con tutte queste vitamine si va in realtà a rinforzare le ciglia. E se non sbaglio c'è anche la cheratina, vero? Sì, esatto. Che fa miracoli per i capelli, ma fa miracoli anche per le ciglia, sì, quindi le rende più spesse del 25% già alla prima applicazione. Infatti ho notato che, ma già dopo la seconda applicazione ti dico che ho notato molta differenza, proprio tanta differenza, cioè ciglia diverse. Ma è una figata perché ci puoi comunque mettere il mascara, non hai quelle, no, rispetto all'extension, sì, che poi ogni tanto ti cadono, che comunque l'effetto dell'extension è super top, cioè lì sei proprio over the top, l'extension hai questo effetto proprio ciglia finte. Invece il lash lift, la laminazione ciglia, è un attimino uno step di mezzo tra le ciglia naturali e le extension alla fine, per chi vuole magari avere un effetto ciglia un po' più forte, un po' più nero, un po' più folto, un po' più piegato, no, incurvato, senza però avere le ciglia così evidenti, finte, che poi ogni tanto anche ti cadono eccetera. Una figata anche con la laminazione ciglia, che non devi stare attento ai prodotti che usi, puoi usare tutti gli struccanti che vuoi, non devi, puoi anche toccarti gli occhi, che tipo per 3 anni non potevo sfregarmi gli occhi, quindi sì, questo. Comunque se volete sapere altre informazioni eccetera, sapete che potete sentire Daniela, io vi metterò nel box informazioni qua sotto il suo Instagram e il suo Facebook, e da lì potete contattarla e vedere le sue pagine eccetera eccetera, se siete della zona ovviamente di Trieste o dei dintorni, super consigliato. Guardate ragazzi il risultato, vi faccio vedere proprio da vicino, e voi le conoscete bene le mie ciglia, quindi sapete com'è la differenza. Sono nere, sono alzate, sono molto più spesse anche, perché le mie non sono così spesse sinceramente, e stanno su, cioè guardate che roba. Pazzesco, io amo questo lash lift, sono contentissima. Daniela che non dice niente, ti evidenzio neanche una parola. Comunque super, sono contentissima, super contenta. Ok, forse così riuscite a vedere meglio il mio outfit tutto intero, questa camicia nera molto svolazzante, jeans, ASOS e le ballerine, e poi la chanellina bellissima. E adesso ho già sentito Goran, quindi vado lì a fare l'ossigenoterapia. Sono ancora super contenta per le mie ciglia, amo la laminazione ciglia, è stata una super scoperta. Quindi adesso invece vado a fare l'ossigenoterapia per i capelli, che noto già molta differenza perché stanno molto più rialzati, sono come più, non lo so, non si sporcano facilmente. Ho notato che già il secondo giorno di solito mi dava sempre fastidio, mi davano sempre fastidio, li vedevo sporchi, adesso invece li vedo molto meglio. E li vedo più rialzati alla radice, quindi più voluminosi, e quindi sono sicuramente più sani. E faccio anche lo smalto semipermanente, aiuto, che bello. Ci vediamo tra poco. Ah, guardate, ho trovato un pupetto per la strada mentre andavo da Gola. Mio pupetto. Mio pupetto, dovete sapere, si è mangiato tutti e 4 i Lindor che avevamo a casa. Dovevano essere 2 Lindor per me, 2 Lindor per lui, e ovviamente sono 4 per lui e 0 per me, perché lei non c'era e allora mangiato. Giustamente. Grazie. È sempre così. Come ti tieni in forma tu? Perché mio marito mi ruba. Devi spiegare l'indoor rossi. Sì, è bello, vabbè. No, perché sono anche i blu. Anche quelli bianchi sono buoni, che sono cioccolata bianca. Siamo ragazzi, sono da Goran, c'è già tutto pronto, mi faranno le unghie, che bello, finalmente. Sono veramente pessime. E qui c'è la macchina dell'ossigeno, ma ormai sicuramente già la conoscete, mi sa, eh.
Ci sono, sono pronta, abbiamo trovato anche lo smalto bianco che sono molto molto contenta. E nel frattempo stavo scegliendo se fare anche un disegnino così magari su un'unghia. Forse questi mi piacciono, potrebbero essere carini. Si può fare di tutti i colori, vero? Sì, quello che vuoi il disegnino. Quelle sono fantasie che ho messo a disposizione. Carine. Abbiamo già iniziato anche con la terapia dell'ossigeno, che sta dando veramente ottimi risultati negli ultimi giorni, mi sto rendendo conto. E nel mentre stiamo facendo anche le unghie, ragazzi, quindi tipo super multitasking, veramente pazzesco. E super piacevole. Se volete sapere comunque tutti i benefici di questa terapia dell'ossigeno, l'aveva spiegato proprio Tiziana, che è qui del salone ovviamente, in uno dei nel vlog in cui l'avevo fatto per la prima volta, quando ho cambiato colore. Quindi andate a vedere quel vlog se volete tutta la spiegazione tecnica, ecco, perché io ovviamente non sono del settore, quindi non so spiegarvi proprio perfetto come l'ha spiegato lei. Quindi andate a vedere quel vlog, oppure qualcuno ve lo può scrivere anche nei commenti qua sotto. E io dopo 5 sedute sto vedendo veramente ottimi risultati e sono anche molto molto emozionata per il semipermanente, ragazzi, che figata. Finito la terapia dell'ossigeno e poi me li hanno anche sistemati un po' i capelli e stiamo continuando invece con lo smalto. Adesso stiamo in realtà preparando le unghie, tagliando un po' le cuticole e poi applicheremo lo smalto. Sì, che è questo qua, ragazzi. Questo qua è bianco. Siamo, ragazzi, ho quasi finito. Stiamo facendo la seconda passata di bianco. Sono molto contenta di questo colore perché è esattamente il bianco che volevo, proprio bianco latte. E poi farò questi disegnini bianco su bianco, siccome non volevo una cosa troppo strong, così è molto soft e secondo me molto elegante, quindi sono contentissima. Ci siamo al disegno. Che l'altra unghia è già stata fatta e sono molto contenta, adesso vedrete. E bianco su bianco secondo me è super 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 elegante e non si vede neanche tanto in giro, quindi questa cosa ci piace, è una cosa molto nuova, almeno per me. Poi magari lo fanno tutti, ma per me è nuova, ragazzi, ma io sono molto molto contenta. Ragazzi, sono tornata a casa e adesso con Tomas stiamo cucinando, ma in realtà è già pronto e oggi roba per niente sana. Per me sto facendo, allora, un tenerone al prosciutto cotto e questi piccoli piccoli wurstel, che lo so, ragazzi, ma a me piacciono tantissimo. E poi invece per Tomas c'è il brodo di casa, fatto in casa, fatto sua mamma. Qui ci sono i pezzettoni di carne che c'erano dentro il brodo, che mangia solo lui. E poi qui c'è l'insalata con pomodorini, quelli ciliegino piccolini, mozzarella. E poi per me anche Coca Zero. E in forno ci sono queste, sono tipo delle crocchette di patate e si possono fare sia fritte che al forno. E noi le facciamo così, al forno senza metterci olio, quindi vengono molto molto più leggere. Però bisogna aspettare un attimino di più che siano pronte. C'è scritto 15 minuti sulla confezione, ma secondo me ci vuole un attimino di più. Sono queste faccine che ridono. E basta, quindi tra un poco si mangia. Ma manca qualcosa, qua mi sa che non vi ho fatto vedere come sono venute le unghie alla fine, perché mi sa che ho filmato il procedimento e poi adesso che sono tornata a casa, ma mi sa che non ve l'ho fatto vedere. Guardate che meraviglia, ho voluto farle di questo bellissimo bianco latte e sull'anulare ho messo questo disegnino. Guardate anche dall'altra parte, solo che purtroppo domani, vabbè che tanto sarò da Goran, perché vedete, ho colpito tipo, non so se il muro o cosa, o le chiavi sono state secondo me, e si è un po' scheggiato qua, quindi comunque domani sarei tornata da Goran e mi faccio rifare quest'unghia. Però sono molto 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 contenta, molto molto contenta, mi piacciono un sacco. E poi ho passato tutto l'inverno praticamente con quello rosso, così finalmente posso, ho un colore un po' più estivo. Come vedete, Gatto Denver sempre presente, sempre molto chiacchierone. Ciao Gatto Denver, ciao Gatto Denver. Ok, la mia cenetta è pronta, le crocchette di patate con i wurstel ed il tenerone prosciutto cotto. Tomas intanto ha già finito il brodo.
Tomas è andato a farsi la doccia e io, guardate con chi sto qua, con Garou Dever sto guardando 13 Reasons Why, che mi sta piacendo tantissimo, e ho fatto finalmente l'abbonamento a Netflix, non ci posso credere, perché in tantissimi avete scritto devi assolutamente farti l'abbonamento a Netflix, devi farlo, mi avete dato un sacco di consigli sulle serie TV da guardare. Voglio anche aggiornarvi sul fatto che ho visto entrambe le stagioni di Stranger Things, che mi è piaciuto un sacco, non vedo l'ora che esca la terza stagione, me lo aspettavo un po' più horror, invece secondo me è un po' più per adolescenti, però mi è piaciuto tantissimo, non vedo l'ora che esca la terza serie. Tu sei il mio piccolo amore, il mio piccolo carino rudo bianco e un poco arancione. Sì. E insomma, siccome ho finito Stranger Things, adesso sto guardando 13 Reasons Why. Sono soltanto la prima stagione, terzo episodio, quindi no spoilers, vi prego, no spoilers. E datemi solo altre idee su altre serie TV, anche se ho già tantissime serie TV scritte, segnate, che mi avete consigliato voi. Quindi sì, sono molto molto contenta. E basta, cadute. Mamma mia, ma che cosa devo fare io con questo gatto? Che cosa devo fare io con questo gatto? Gatto Damer, tu non sei un gatto, tu sei una specie di bradipo con le lentiggini sul naso. Hai le lentiggini sul naso, tu, che sei tutto bianco. Sei tutto bianco. Un poco arancione. Tomas, che è sempre in déshabillé, quindi bisogna filmarlo sempre in alto. Buonanotte, pupetto mio. Io sono già pronto per andare a dormire. Ah, ecco, sei stanco? No, però devo andare a dormire perché domani lavoro. Lo so. Ti alzi presto, tu sei bravo. Buonanotte a tutti. Ciao, pupetto mio. Ciao. Ok, mi sto rendendo conto che 13 Reasons Why è una droga proprio come Stranger Things. Non c'è niente da fare. Sono tipo al terzo episodio e non riesco a staccarmi. Infatti è tardissimo e dovrò fare il montaggio del vlog super veloce, perché altrimenti veramente farò mattina qua. Comunque, nel frattempo stavo anche leggendo i commenti. E tipo, vi devo davvero ringraziare perché siete fantastici, cioè mi lasciate i commenti più belli del mondo. E poi c'era un commento che mi ha scritto, c'è un commento che dice: Nicole, sono troppo lunghi i tuoi video. Ho pensato, cavolo, sono troppo lunghi, no, oddio. Perché ho sempre questo dubbio se sono veramente troppo lunghi. Più volte ve l'ho chiesto, oddio, ma non è che sono troppo lunghi. E poi ho visto invece che in tantissimi avete risposto, no, per me sono sempre troppo corti, anzi, sono triste se sono più corti di 20 minuti, Nicole, li adoro. E poi un'altra, a me piacciono quando sono lunghi i vlog, sono dei mini video di cosa fai in una giornata, se fossero corti non li apprezzerei. E poi, sono corti i video. E poi, no, io li voglio ancora più lunghi. Poi, non sono mai abbastanza lunghi. Quindi vi ringrazio tantissimo, perché quando ho visto tipo quel commento, sono troppo lunghi i video, ho detto, oddio, forse devo tagliare più scene, forse devo far vedere meno roba, devo filmare meno. Invece poi, leggendo tutte le risposte, ho visto invece che vi piacciono i video lunghi, i vlog lunghi. Quindi mi fa molto 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 piacere. Ho visto che siete tutti come matti per Gatto Denver, quindi ragazzi, cercherò di inquadrarlo di più veramente. Anche se comunque lui si fa vedere già tantissimo, sto notando. Poi vedo che avete apprezzato un sacco la spesa, veramente poco salutare, che abbiamo fatto l'ultima volta. Infatti prossima volta bisogna che compriamo più verdure e assolutamente zero dolci, perché di solito al massimo prendiamo un dolcetto. Stavolta abbiamo, cioè non lo so, Tomas continuava a riempire il carretto, che poi alcuni mi hanno detto che voi lo chiamate carrello, effettivamente si dice carrello, più a Trieste se lo chiamiamo carretto della spesa, il carrello, e continuava a mettere tipo, ah, budini, ah, panna, ah, crafe, quindi prossima volta, però sì, mi fa ridere che mi scrivete, sei una di noi, beh sì, cioè, non posso negare che mi piacciono anche i panecioc.
Comunque anche oggi non vi ho raccontato, ma non ve lo racconto quasi mai in realtà, quando sono per la strada, anche mentre sto filmando i vlog eccetera, però poi appunto non inquadro, e mi fermano un sacco di ragazze, anche ragazzi, e mi fermano e mi fa super 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 piacere, poi però mi secca chiedergli di filmare, perché il 99% delle volte mi viene detto no, preferisco di no, sono timida, ti prego no, quindi ecco, mi secca un po' poi forzare questa cosa, però sappiate che mi piace, cioè apprezzo un sacco e sono sempre molto molto felice quando mi fermate per la strada. Oggi in particolare mi succede spesso che quando vado da Golan e posto stories dal salone eccetera, ritrovo tipo qualche ragazzo che sta lì e mi aspetta, perché avete visto dalle stories che sono lì, quindi mi fa super super piacere. E oggi in particolare mi ha fermato una ragazza che praticamente si è messa a piangere dicendo che l'ho aiutata tanto ad uscire da una brutta storia, e quindi poi è venuto da piangere anche a me, mi sono proprio emozionata, ma tanto tanto cara. E sì, ho visto che è una ragazza speciale, anche se l'ho conosciuta per, non lo so, 2 minuti, ci siamo fatte la foto assieme, tanto 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 dolce, mi ha fatto tanto tanto piacere, e le ho dato un bel consiglio di mandare a quel paese chi è cattivo e non si comporta bene. In questo caso parlava appunto del fidanzato, però ovviamente vale per tutti, quindi niente, mi ha fatto tanto tanto piacere, volevo solo aggiungere questo prima di guardare la prossima puntata di 13 Reasons Why, che poi veramente devo mettermi al montaggio, ma mi ha fatto tanto piacere, volevo solo dirla questa cosa, mi fa sempre piacere quando mi fermate, fatelo sempre, mi raccomando, venite ad abbracciarmi che sono super contenta. Comunque, aggiornamento sul piede, sto mettendo il ghiaccio e poi rimetterò la pomata, una pomata antinfiammatoria e antidolorifica, perché oggi vi devo dire che mi ha fatto un po' male quando camminavo e non so come mai, forse perché si sta gonfiando un po' di più e si vede anche il livido, anche se io ho una circolazione pessima, quindi in realtà non si vede bene, però è tutto molto ancora gonfio e con questo ematoma. Comunque sto continuando con le applicazioni di ghiaccio e spero che migliori nei prossimi giorni, altrimenti veramente andrò a vedere in ospedale com'è, perché è abbastanza dolorante, oggi più di ieri, quindi se non migliora ma peggiora mi sa che qualcosa dovrò fare. Comunque mi auguro sinceramente di non dover andare in ospedale, perché appunto vi ripeto, con tutte le volte che mi sono slogata, rotta, fratturata, ossa eccetera, preferirei proprio smetterla e preferirei non doverlo fare più. E questo è quanto. Comunque è anche in arrivo un incontro per voi, non posso dirvi ancora con chi, né dove, né come, né quando. Praticamente io detesto quando non posso dirvi, però mi viene proprio chiesto, per ora non dire niente, quindi non posso, però sappiate che sto organizzando qualcosa, un incontro, quindi presto presto, se va tutto bene, presto presto ci vedremo, avremo occasione di vederci, non posso dirvi ancora in quale città, niente, però Sto organizzando, sappiatelo, e quindi sono molto contenta. Ok ragazzi, non finirò di vedere questo episodio di 13 Reasons Why, perché altrimenti sarà veramente troppo 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 tardi. Voglio farvi vedere Garou Remer, che si è già messo in posizione nanna. Dovete sapere che di giorno Audrey dorme sempre su quel cuscino, mentre di sera va a dormire nella sua postazione notturna, che è solitamente là dietro, c'è un altro coso dove lei va a dormire, e questa è invece diventata la postazione notturna di Gato Denver, che quando è libero il cuscino ci sia sta appollaiato sostanzialmente. Quindi questo è quanto, io adesso vi saluterò perché vado, mi metto il montaggio di questo vlog che vedrete domani. Spero vi sia piaciuto questo video, quando ho un sacco di cose da fare fuori casa non riesco magari a filmare proprio un video davanti alla mia scrivania nel mio studio, quindi faccio questi vlog, spero davvero vi piacciono, e niente, vi mando un bacio grandissimo. Ah, volevo anche ringraziarvi per il fatto che avevo parlato della situazione in stazione a Milano eccetera, e in molti di voi, insomma, in molti mi avete consigliato di non girare con la valigia Louis Vuitton, perché purtroppo
anche se non è giusto cambiare atteggiamento e o modo di vestire e o accessori eccetera per le brutte intenzioni degli altri, per stare più tranquilla forse dovrei farlo, e penso che abbiate ragione, quindi non credo che userò più la valigia Louis Vuitton quando viaggio con il treno sicuramente, e la userò soltanto in aereo come bagaglio a mano. Quindi questo avete assolutamente ragione. Non sono però d'accordo con chi mi ha scritto cose del tipo ma vai in giro con la Chanel, con la Louis Vuitton, con la valigia di Louis Vuitton, quindi poi ti lamenti, oppure ci credo, ti sembra pure strano che succeda. Visto sì, mi sembra strano perché non dovrebbe essere così. Un po' come dire che una ragazza se va in giro con la minigonna si merita di venire assalita sessualmente. Quindi secondo me sono discorsi proprio assurdi e che non condivido. Credo che ognuno sia libero di vestirsi, di avere gli accessori che vuole, di insomma nei limiti ovviamente di non danneggiare gli altri naturalmente, però penso che tutti su questa terra dovremmo essere liberi di vestirsi come vogliamo, e non per questo non per questo gli atti criminali degli altri sono giustificati, ecco. Quindi sì, questo è quanto, piccolo discorso serio anche oggi prima di andare a nanna, anzi prima di mettermi al montaggio e poi vado a nanna. Quindi niente ragazzi e ragazze, spero vi sia piaciuto questo video, vi mando un bacio grandissimo mia family e vi abbraccio forte 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 come sempre, noi ci vediamo domani con un nuovo video.